Siamo con Johan e siamo in una botte di ferro, potremmo dire addirittura, perché siamo all'interno di questa botte ricavata proprio per l'occasione di un'inaugurazione, l'inaugurazione di Cuvestra, questa azienda, siamo nell'Oltre Papavese, questa azienda dell'Oltre Papavese che sta cercando di farsi conoscere ma soprattutto di presentare i suoi vini e il territorio. Raccontaci un po' di questo nome, Cuvestra, così strano. Il nome è strano, non è stato facile trovare un nome, però rappresenta un po' un concetto, un credo nostro. Le prime due lettere del nome, QU, sono le stesse lettere di qualità, è per noi la cosa molto importante. La seconda parte del nome riprende Uve, è il nostro prodotto principale, e l'ultimo pezzo, Vestra, fa richiamo alla valle dove ci troviamo, a Valversa, e poi in latino Vestra vuol dire vostra qualità di uva, vostra qualità per i nostri clienti. Ecco, i nostri amici a casa avranno capito che non sei italiano, sei olandese, sei venuto, sei approdato in Italia, ti occupi di vino, ma soprattutto ti occupi di ricerca di mercato, tutte queste cose. È vero, sono in Italia dall'88, nel vino sono entrato da 3 anni e mezzo, 4 anni, quando abbiamo fatto l'investimento in questa tenuta, puntando molto sulla qualità di vino e fa capire la valle, fa scoprire anche la valle ai turisti non solo italiani ma anche gli stranieri. Ecco, perché diciamo che insieme al vino proprio qui accanto c'è questa struttura che diciamo così può accogliere anche gli amici che verranno a trovare che verranno a trovarvi in azienda. Una valle molto particolare, molto bella, con queste colline che ti danno l'idea di un po' di Francia quasi, l'Oltre Papavese. Assolutamente sì, è molto simile all'altra, diciamo, area dove si produce il vino, con colline dolci, quasi come in Toscana, è quella che ci dicono anche gli stranieri che ci sono, esatto, già venuti a visitare. Ascolta, io già che ci sono, mentre ti servo il vino, mi piacerebbe che tu parlassi un attimino dei vini che state proponendo o comunque che so di qualche premio già arrivato. Sì, il primo premio importante che ci è arrivato è proprio su questo vino qua, è un bianco, un Riesling Chardonnay, che il Gambero Rosso, la guida, ci ha dato due bicchieri. È la prima volta che abbiamo presentato i nostri vini al Gambero Rosso e ci hanno dato i due. Beh, è un buon inizio, poi so di un vostro metodo classico, di un vostro metodo Martinotti, di un Pinot Nero Riserva. Sì, sono tutti, diciamo, prodotti di qualità, puntiamo molto sulla qualità, tutto decisamente fatto a mano, con cura, con della persona molto, molto, diciamo, professionali, diciamo, che si assistono. Bene, io posso dire e sottolineare quanto sta dicendo Giovanni, perché ho assaggiato questi vini, ho avuto la possibilità di assaggiare già anche il metodo classico e il Martinotti, e posso dirvi che hanno stoffa da vendere. Io farei anche un brindisi, in alto i calici e naturalmente in bocca al lupo. Grazie.